Con una festa presso l'oasi a Maoro di Sottomarina, lunedì scorso si è concluso l'anno scolastico 2022-2023 della scuola per stranieri Penny Wharton di Chioggia. Durante l'anno scolastico i volontari della scuola hanno offerto lezioni gratuite di italiano per un totale di circa 900 ore, rivolte a 50 studenti di diverse nazionalità, tra cui Ucraina, Bangladesh, Gambia, Iran, Colombia, Brasile, Marocco e Tunisia, solo per citarne alcune. Le lezioni si sono svolte nel pomeriggio del lunedì, mercoledì e venerdì presso la scuola media Pascoli di Sottomarina, mentre il giovedì mattina si sono tenute presso l'Istituto Salesiano di Chioggia, grazie alla disponibilità delle dirigenze. Già lo scorso anno la scuola Penny Wharton aveva seguito alcuni minori inseriti nelle varie scuole del territorio. Quest'anno l'esperienza si è arricchita con la partecipazione di minori non accompagnati, ospiti della comunità Impatto di Portoviro. Inoltre la Penny Wharton ha collaborato con il CPIA di Chioggia per l'attivazione di corsi di alfabetizzazione italiana rivolti agli studenti del liceo veronese. Durante gli ultimi mesi si sono uniti alla scuola diversi nuovi insegnanti, permettendo di soddisfare le numerose richieste. Si auspica che la scuola continui a crescere e diventi sempre più un punto di riferimento importante per gli stranieri che vivono e lavorano nella città di Chioggia. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga, il gelato da passeggio più gustoso in cono, coppetta o con lo stecco.